durante la pubblicità è nata un'idea. È nata un'idea. Allora, noi facciamo le riunioni di redazione, praticamente il programma nasce in diretta. In diretta. Quindi noi lunedì abbiamo il seriale Tutti in pista con la Volpe e lei lì, ho detto bene? Sì. Antonellina è una mia carissima amica. Il martedì abbiamo la posta del cuore con Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi. Mm. Due volte al mese c'è catechismo, sai che io sono un po' bacchettone. Guarda che anch'io, Oggi Don Walter Inzero arriva tra poco. Poi ce l'ho nel registro del rosario. Due... volevo farlo vedere. Il venerdì tutti cantano qualcosa, domani tutti cantano I Nomadi con Peppe Carletti, e sarà pazzesco. E Rita Forte, ovviamente, che condurrà con me. Il mercoledì e giovedì abbiamo dei talk. Mm. Ne togliamo uno. E mi è venuta in mente un'idea. Dimmi. Se ti va di venire tutti i mercoledì e metto a confronto le due generazioni, la Z e i boomer, e tu gli insegni a fare ginnastica. Ma perché qua non si può dire, perché siamo bigotti, ma ci vorrebbe... Ci vorrebbe? Non lo posso dire. Però sono fatti vostri, io ve lo dico. Scusa, accetti questa proposta? Certo. Ma scusa, chi è che faceva famosissima... Barbara Boucher faceva... Barbara, sì. E poi c'era anche... Jane Fonda. Jane Fonda, ma famosissima. E poi ce n'era un'altra. Ma stiamo a parlare... Voi che non eravate nati. Bravo. Voi non eravate nati. Comunque, guarda che sul mio Instagram io ogni tanto le do le lezioni alle mie... Allora, io ti invito. Adesso non so se da questo mercoledì dobbiamo capire cosa abbiamo in scaletta. Dal primo mercoledì libero, tutti i mercoledì, in questa edizione, anche il prossimo anno se ti va, assolutamente. Tu fai, è un confronto generazionale basato su esercizi fisici. Facciamo esercizi semplici, ma vediamo come fisiologicamente risponde i boomer e come invece rispondono... Posso dirti? È nata una nuova rubrica! Come la chiamiamo, Annalisa? La chiamiamo Ci vuole un fisico bestiale, vi piace? Sì, perfetto! Ci vuole un fisico bestiale, abbiamo anche il nome, che bello. Questo programma andrà a finire così, ve lo dico, che io aspiro ad un ruolo da autore, quindi piano piano mi farò, fate Vobis, conducete voi. Conducete voi. Annalisa Minetti dal vivo con I Fieri. Adesso torno seria. No, scherzavamo. Che hai detto? Ho detto una stupidaggine. Hai detto Annalisa Minetti con? Con I Fieri. Chi è? I Fieri è il nostro gruppo. Ah! Annalisa! Annalisa! Va bene, te l'abbono. Non avevo letto. Tra poco... Tra poco suoni con I Fieri, ma prima ci fai ascoltare Vivo su base, un grande successo. Guarda che adesso sbaglio. Non ha detto il titolo per non sbagliare, ve lo dico. Cerco sulla radio la mia onda del cuore, gioco col mio gatto per sentire rumore, sono solo attimi, proprio difficili. Sola in questa stanza grigia senza colori, Laura sta cantando storie di strani amori, sono solo attimi, proprio difficili. Cerco nei miei mille pensieri, ricordo come di te non ti ho avuto mai, senza te o con te la mia vita è difficile, ma non è finita, in salita lo so. Senza te o con te io volerò.
proprio difficili. E cerco nei mille pensieri, ritardo come ti vedo e non ti avuto mai. Senza te o con te la mia vita è difficile, ma non è finita. In salita lo so, sento che c'è la parola, senza te o con te io volerò. E senza te o con te sento che c'è la parola, senza da brividi, Annalisa Minetti! Grazie. Fantastico, io non ho veramente parole. Cioè, tu sei una delle voci più belle della musica leggera italiana. Grazie mille. Veramente, sei pazzesca. Grazie. Ma te rendi conto? No. No. Però, no, aspetta, no, proprio devo dire, la musica è veramente, forse è stato il mio primo strumento con il quale ho liberato del tutto la mia anima. Quindi sì, è il mio modo di parlare. Amore, dammi questa mano. Sì. Io e te, due passi indietro, uno. Ma te ne è bastato uno. A me me ne basta. Io ho le gambe più lunghe. Amore, lo so. Grazie per avermelo anche vero? Detto. Vero? Io vado sul cuscino, vuoi? Vai, vai, se vuoi vai sul cuscino. La paura, eccoci qui. No? Siamo carini insieme. Sì, sì. Allora, ti faccio. Allora, Stella e Raffaella, avete fatto le vostre domande a Annalisa? No. No. Stella, prego, a te la parola. Ciao Annalisa. Aspetta, Raffaele, che non so dove. No, sono Stella. Ah, stai qua, Stella. Sinistra in fondo, bomba. Ok, ecco, dai. Stella. Ciao. Eccoti. Allora, hai mai pensato che la tua felicità dipendesse da qualcun altro? La mia felicità, allora, questo è un errore che facciamo in tanti e lo fanno soprattutto le donne, molto spesso. La nostra felicità non può e non deve dipendere da qualcun altro. Noi dobbiamo essere in grado di sentirci ricche del nostro. È l'unico modo che avremo per poter avere un amore che sarà un valore aggiunto e non qualcosa che deve compensare qualcos'altro. Non fate questo errore. La felicità dipende da noi. Raffaella Ruzzini, curiosità su Annalisa Minetti. Annalisa, prima della mia domanda devo dire che hai una simpatia contagiosa che sta emergendo oggi, che siamo qui veramente, siamo ammiratissimi, simpaticissimi. Grazie. Ascolta, io da ex sportiva agonistica anch'io. E poi mi devi dare due consigli, che sto facendo anche nuoto adesso. Nuoto, perfetto. Perfetto. Io facevo nuoto agonistico. Vabbè. Vorrei sapere che rapporto... La Ruzzini, che la ci viene a dirlo ogni volta, Raffaella, è stata un'atleta del nuoto. Vinto i campionati italiani. Sì, vabbè. Diciamo... Che hai detto, Raffaella? Ascolta, no, Annalisa. Che hai detto, non ho sentito. Campionati italiani, come di... Dai un po', dille tutte. Guarda che è brava, eh. Ma io ci credo, infatti adesso me la metto col cordino. Raffaella, ti sfido. No, ma andiamo a nuotare insieme, ma esatto. Andate a nuotare. Ma sai insieme. Come però ma ti magari. Faccio nuotare come nuotiamo noi, cioè col cordino, io lo metto sulla mia coscia destra, tu sulla tua sinistra. Perfetto. E con nuotiamo insieme. Perfetto. Te ci vedo col cordino, te metto una catena io. No, che nessun altro che il cordino. Facciamo, si venite. Vai. Allora vai con la domanda. Pensa, Annalisa, che. Questa è proprio la mia domanda. Follia, che rapporto si crea con la tua guida? Quando fai, quando ti alleni, quando fai la gara? Che rapporto ti lega con le tue varie guide? Con sempre cui hai fatto con legame, gare? Legame, sì. Le catene, vai. Che rapporto però, ti lega? Guarda, è stato il rapporto con le mie guide è stato l'occasione che ho avuto per poter dare spessore alla parola condivisione. Quando io amavo lo sport tantissimo, da sempre, da quando ero piccolina.
Quando ho perso la vista, chiaramente la prima cosa che hanno fatto tutti è ricordarmi tutto quello che non potevo fare. E tra queste c'era appunto lo sport. Mi dicevano non potrai più correre, non potrai più andare in bicicletta, non potrai più fare skateboard, non potrai più giocare a calcio, non potrai più fare tutte le cose che fai. Ed è stata per me una botta pazzesca, perché lo sport era uno dei miei linguaggi. Quando ho conosciuto e ho visto e ho potuto conoscere attraverso le persone il movimento paralimpico, e ho visto che c'erano delle persone personare a risuonare attraverso, che avrebbero potuto in qualche modo permettere a me di diventare un'unica melodia e arrivare al traguardo insieme, io ho incominciato a sognare qualcosa di più grande di me, che si chiamava Olimpiade. E grazie, e devo dirlo, mi permetti di dire i nomi? Certo. Perché sono veramente persone che mi hanno portato non a un traguardo, non mi hanno fatto diventare una campionessa olimpica, mi hanno fatto diventare una campionessa di vita. E sono Andrea Giocondi, Stefano Cialella, Elena Petrini e Davide De Luca. Che bella la riconoscenza quando non è un sentimento. E aspetta, aspetta, questi sono quelli che mi hanno portato a fare dei grandi obiettivi. Ma c'è Pierluigi Lopes, un ragazzo, un amatore, che come tantissimi amatori, quindi persone che non guadagnano nulla, lo fanno veramente solo col cuore, prendono tutti quanti noi ragazzi disabili, ragazzi sulle giolette, che sono quelle carrozzine, no? Certo, con dei supporti laterali, e ci permettono di vincere i campionati del mondo. Grazie anche a te e a tutti. Grazie. Gli amatori. Molto bene, allora aspettate, c'è Francesca, beh, poi c'è dall'altra parte Giampiero. Francesca? Ciao Annalisa, allora, innanzitutto sono emozionatissima perché, cioè, per la persona che sei, sei una forza della natura, e anche per un secondo motivo, però devo tornare indietro questa mattina per spiegarlo. Questa mattina avevo un sacco di cose da fare e... da diabetica, avendo avuto un calo di zuccheri, questa cosa mi ha impedito di fare le cose che dovevo fare praticamente. Iper o ipo? Ipoglicemia, okay. Ho avuto un'ipoglicemia questa mattina. E dato che ti sei dimostrata, cioè nel corso della puntata, una persona molto forte, e volevo chiederti dove trovi questa forza nei momenti in cui sei giù, perché io spesso mi arrabbio con me stessa e mi sento in colpa dopo, mi sento in colpa nei confronti di quella bambina che all'esordio, no, pensava di poter far tutto e che poi alla fine, no, dici... Posso farla vedere vicino a me? Allora, mi chiede Annalisa se vieni a vederti, se vieni a sederti vicino a lei. Vieni qui. Posso? Vieni, dai, sì, certo, sì. Vieni. Francesca, concorrente di Bella Ma, generazione Z. Vieni qua. Del diabete si sa tanto, ma si sa poco. A livello motorio si può interagire col diabete in diversi modi. Io sono laureata in scienze motorie. Posso? Se vuoi, io farei una metà rubrica con gli esercizi fisici. E poi la motivazione. E poi no, io farei proprio un'infermeria quasi. Tanto. Ma pronto. Però voglio dire a tutte le persone che hanno una difficoltà generale, generalizziamo, non ci soffermiamo, tipo magro, tu? Diabete magro? Allora, io sono... non sarebbe, cioè non esisterebbe in teoria diabete magro, diabete 1. Diabete 1, perfetto. Mellito. Ok, il mellito, perfetto. Allora, quando si ha una difficoltà, chiaramente, che poi va a incidere sull'aspetto metabolico, cambia veramente totalmente la tua vita. Però la cosa bella, e sottolineerei la parola cambia la tua vita, è come la cambi la tua vita che cambia le cose. Noi abbiamo la possibilità di accettare il cambiamento, e nel momento in cui lo accettiamo, per quanto prima possiamo negarlo a noi stessi, per quanto prima poi possiamo sentire la rabbia, no? Per quanto poi vogliamo in qualche modo esprimerci attraverso e trovare gli strumenti più giusti, ma lo strumento, l'unico grande strumento, è il rispetto per un dono pazzesco che si chiama vita. Lo devi amare così com'è, lo devi onorare tutti i giorni facendo fatica per questo dono, rispettandolo con la gioia. E quando sei arrabbiata, arrabbiati, però sappi che l'unica persona che può fare la differenza sei solo ed esclusivamente tu. Grazie, grazie a te. Devo dire che sono molto colpito, perché raramente in televisione si parla con questa ironia, autoironia, semplicità, leggerezza, disincanto di malattie, e devo dire che questo secondo me fa bene a tutti, a noi, a casa,
E questo è reso possibile grazie a te, perché tu riesci a contagiare talmente tanto che anche i dolori possono essere vissuti con disinvoltura. Io lavoro con ragazzi in età evolutiva, con studenti, perché ho la fortuna di essere una docente e lavoro molto sulla motivazione. Io credo che la scuola italiana debba avere la capacità di migliorarsi sotto questo aspetto. Rendiamo i ragazzi, i nostri figli, i nostri alunni consapevoli non di essere un valore numerico semplice, ma piuttosto una grandezza vettoriale, capace di cambiare direzione. Quando gli altri vedono che tu stai frenando, in realtà loro stanno accelerando nel senso inverso. Vero. Rimani qua, Francesca, tranquilla.